Il 2017 è stato un anno estremamente positivo. Per il quinto anno consecutivo abbiamo realizzato un incremento nel fatturato. L'incremento è dell'11,6% annuo. Il fatturato si attesta intorno ai 4,8 miliardi di euro. Sicuramente c'è stata una quota importante generata dal piano Calenda o piano Impresa 4.0. Abbiamo superato i livelli pre-crisi di un 10%, quindi superiori ai dati del 2008. Per quanto riguarda i mercati di sbocco del settore dell'automazione, abbiamo una triade che è composta a di sopra del 10% da meccanica, packaging e alimentare. Poco sotto, all'8%, abbiamo la siderurgia e la metallurgia e al 6%, ma in crescita, la logistica e il material handling. Tra le tipologie di segmenti dei nostri prodotti, direi che tutti hanno performato molto bene, in alcuni casi in maniera sorprendente, ma con numeri magari ancora dal punto di vista del peso specifico non eccessi, come il wireless, l'RFID o il networking, mentre le tradizionali, ma ben più corpose in termini di quantità numerica, come categorie come il PLC, gli azionamenti, i motori brushless o gli ingressi e uscite, direi che sono stati ampiamente sopra il 10% e in alcuni casi molto vicini a una crescita del 20%, dando un boost molto importante al raggiungimento dei 4,8 miliardi di euro.